In compagnia della dottoressa Pedrongari, poc'anzi con il dirigente scolastico abbiamo parlato del fatto che siamo giunti alla quarta edizione. Questa edizione parte dalla tua famiglia, vogliamo dire ai nostri ascoltatori di cosa si tratta? Dunque, si tratta di un'idea che è stata immediatamente sposata già nel 2009 dalla scuola, dai professori, da molti enti, gli enti interessati a questa scuola in particolare, l'Istituto dei Geometri. L'idea è nata proprio per ricordare la memoria di papà che per lunghissimi anni ha esercitato l'attività professionale di agente immobiliare in modo onesto, convinto. Ed ha trasmesso attraverso l'amore per la sua professione valori etici che ritengo oggi debbano assolutamente essere la base di ogni lavoro. E i ragazzi che si apprestano uscendo da questo istituto, dove in particolare studiano l'estimo e materie attinenti proprio a questo tipo di attività, i ragazzi appunto che si apprestano ad affrontare il mondo del lavoro debbono essere consapevoli che attraverso lo studio potranno meglio esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza. E il lavoro infatti deve avere imprescindibilmente, riteniamo, come base la coltivazione di studio, di approfondimento e di un atteggiamento culturale di apertura all'esterno, nella collettività e nella comunità. Lo studio, così come riteneva anche papà, deve aiutare a crescere i ragazzi. Io faccio un appello e insieme a me credo lo facciano tutti gli enti che hanno sostenuto questa iniziativa di borse di studio per i ragazzi più meritevoli. L'appello è quello che le istituzioni in tutti i loro livelli, da quello statale a quello territoriale, debbono assolutamente sostenere l'impegno della istruzione sul territorio, perché soltanto attraverso l'istruzione, la conoscenza e la cultura, un territorio e una umanità che su questo territorio vive e si sviluppa potrà crescere e dare un contributo più largo a tutta la società. Grazie.